di sbagliare c'è un'ansia, che prima di venire a fare lo spettacolo, il nuovo spettacolo, c'ho un'ansia perché sto sudando tutto, mi sudava. Capito? Mi suda tutto, ho paura. Ale, non puoi capire quanto ho paura io che mi tirano i pomidori. Non capita tutti i giorni di recitare in un teatro costruito alla fine del primo secolo avanti Cristo da Agrippa, come quello che si può ammirare nel parco archeologico di Ostia Antica. Ecco perché i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Antonio Vivaldi erano particolarmente emozionati questa mattina per l'opportunità di passare una giornata immersi nella storia. Hanno portato in scena l'opera di Terenzio I Due Fratelli, adattata da Franco Tella. I Due Fratelli è una commedia in origine greca, del teatro greco di Menandro, che viene ripresa nel teatro latino anche da Terenzio. Ed è una commedia, è stata scelta per questo motivo, perché quest'anno abbiamo introdotto due nuovi laboratori, cioè uno sulla scuola anche e questo sul teatro, e abbiamo voluto legare più strettamente questi due laboratori da un tema che è quello dell'educazione, quello che in greco si chiamava la paideia, cioè l'educazione dei ragazzi. E fin da allora si dibatteva appunto se bisogna essere più severi o più dolci, insomma, tra virgolette, con la formazione dei bambini. L'opportunità è offerta dal servizio educativo del Parco Archeologico di Ostia Antica, che quest'anno organizzerà 85 laboratori per gli studenti della scuola primaria dai 7 agli 11 anni e 4 cantieri di alternanza scuola-lavoro, con una straordinaria scelta fra 18 tipologie diverse, dalla giornata tipo dello scolare ostiense all'esperienza dell'archeozoologo per un giorno, dallo scavo alla ricerca di ossa alla ricomposizione di uno scheletro, dal viaggio dei prodotti alimentari che raggiungevano Roma, dai quattro angoli dell'impero alla tessitura con fibre vegetali. Sono qui oggi per assistere alla prima prova dello spettacolo teatrale I Due Fratelli che stiamo preparando con la collaborazione delle scuole del territorio come laboratorio didattico per far conoscere il nostro splendido teatro e la nostra area archeologica. E oggi appunto ci sarà questa commedia di Terenzio che si svolgerà in due atti e sarà fatta con l'adattamento del nostro collaboratore Franco Tella, che ha studiato i testi per renderli un po' più aggiornati, un po' più attuali, ecco, quindi speriamo che i bambini si divertano come ci siamo divertiti noi a mettere a punto questo laboratorio. Tra le novità proposte quest'anno si segnalano i corsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie, un ricco programma di lezioni frontali con professionisti in forza al parco e di sopralluoghi negli angoli più ricchi di testimonianze degli scavi. Sono divertita, è stata un'emozione pazzesca. Sì, mi sto divertendo. È un progetto che è nato sin dall'anno scorso col dottor Tella, ci ha dato questa occasione quest'anno unica di rappresentare una commedia di Terenzio qui nello splendido scenario di Ostia Antica. I bambini hanno colto a volo l'occasione perché fanno teatro da diverso tempo, hanno avuto poco tempo per provare, però si sono impegnati e nonostante ci fossero due bambini assenti, hanno comunque reso il senso profondo di questa occasione più unica che rara.